contraddizioni che io ho individuato e che erano la cosa più interessante del personaggio di Liku prima del matrimonio, sono poi esplose, centuplicate dopo il matrimonio. Cioè, ho sentito che il ruolo di marito non era più un ruolo che lui poteva gestire in proprio, no? Nel privato della sua coscienza, ma che in qualche modo dovesse fare i conti anche con il giudizio della sua comunità. A me è sembrato che a un certo punto lui facesse delle cose anche per rispondere all'obiettivo di essere riconosciuto come un buon marito all'interno della comunità. Immagino che Fancy, che era una ragazza di 18 anni, che non era mai uscita, no? Dal suo paese, non aveva mai viaggiato, abbia fantasticato enormemente intorno all'Italia, no? E quando è arrivata era gravida di suggestioni, di pensieri, di ipotesi, no? E d'altra parte Liku stesso, in qualche modo mi è sembrato che volesse da una parte una donna che esteriormente fosse il più vicino possibile ad un'italiana, al tempo stesso però voleva che lei avesse dei comportamenti che fossero estremamente tradizionali, no? Questa grande contraddizione ovviamente a un certo punto ha creato delle sofferenze, dei dolori, no? Volevo che il mio film tenesse dentro tutte queste cose, non volevo che fosse uno di quei film a tesi che dimostrano il fallimento del matrimonio combinato in Italia, oppure che invece realizzano un lieto fine che non c'è giusto per accontentare noi stessi che lo abbiamo fatto o chi vedrà il film, no? Volevo che questi elementi ci fossero, come ci sono nella realtà, no? Ed è per questo che il film rimane aperto alla fine, rimane. È anche forse per questo che si chiude con un capodanno il film. Il capodanno è in realtà un momento, da una parte molto simbolico, e dall'altra parte il fatto che lì ci fosse un capodanno e che quindi il finale del film coincidesse con l'inizio di un nuovo anno o di nuovi anni, questo mi sembrava un modo onesto di porre me stesso come narratore in relazione ad una storia che è viva, no? Che esiste nella realtà e che quindi avrà i finali che nessuno di noi saprà prevedere. Credo che in tutto questo un elemento decisivo non possa che essere la nascita della loro prima figlia. E credo che il confronto con lei, che è nata in Italia, che sta crescendo in Italia, e che quindi appartiene alla cosiddetta seconda generazione, no? Porterà un contributo anche di problemi, forse, anche di conflitti, ma però un contributo di ripensamento, no? Di tutta questa identità collettiva di questa famiglia che sarà molto importante e decisivo.